Oggi parliamo del continente europeo. L'Europa è un continente che si è formato nel tempo. In questo continente si parlano molte lingue. L'Europa si trova totalmente nell'emisfero boreale. L'Europa è il continente meno esteso di tutta la Terra, ma nonostante ciò è il terzo più popolato, dopo Asia e Africa. E questo si può spiegare col fatto che l'Europa è in gran parte in una zona temperata. Questo continente è unito a quello asiatico, formando assieme il gran continente Eurasia, anche se per ragioni politiche e culturali queste due terre vengono considerate separate. L'Europa confina a nord con il Mar Glaciale Artico, a sud con il Mar Mediterraneo, a est con l'Asia e con il Mar Nero, a ovest con l'Oceano Atlantico. I suoi stati più estremi sono la Spagna, a sud con le isole Canarie, a est la Russia con i monti Urali, a nord sempre la Russia con capo Fligli e a ovest l'Islanda. La Terra al suo interno è formata da una serie di gusci concentrici, ognuno dei quali è composto da materiali di diversa densità. Le nostre attuali conoscenze sulla struttura interna della Terra sono tutte legate ad indagini indirette, basate in modo particolare sulla propagazione delle onde. Il nostro pianeta ha una struttura a strati perché al momento della sua formazione, quando i materiali allo stato fuso iniziarono a raffreddarsi, quelli più pesanti precipitarono al centro, dando vita al nucleo centrale, mentre quelli più leggeri rimasero sulla superficie, dando vita alla crosta terrestre. Gli strati di cui si compone il pianeta sono tre: la crosta terrestre, il mantello e il nucleo. La crosta è la parte più esterna, ha uno spessore che va dai 7 ai 70 km in corrispondenza dei continenti. Le rocce che compongono la crosta terrestre sono formate da silicati leggeri che contengono, oltre al silicio e all'ossigeno, l'alluminio, che è un metallo leggero. Il mantello è lo strato centrale del globo, compreso tra crosta e nucleo. Lo spessore del mantello è di circa 3.000 km. Il mantello può essere diviso in tre parti. Il mantello superiore, nel quale le rocce sono rigide, il mantello semifluido o astenosfera, nel quale le rocce sono parzialmente fuse e relativamente fluide, il mantello inferiore, nel quale le rocce tornano ad essere solide. Il mantello superiore e la crosta terrestre formano la litosfera, uno strato rigido spesso fino a 200 km. Il termine litosfera viene dal greco e significa pietra, ad indicare che questa è appunto la parte più rigida del pianeta. Il nucleo è la parte più interna, è formato prevalentemente da ferro e nickel. Qui le temperature sono molto elevate, possono superare i 6.000 gradi centigradi. Il nucleo si divide in due parti: il nucleo esterno, formato da materiale allo stato liquido, proprio per le temperature elevatissime, e il nucleo interno, formato da materiale allo stato solido, a causa delle enormi pressioni a cui il nucleo è sottoposto. La litosfera, pur essendo rigida, non è un blocco unico, ma forma tante placche, ognuna indipendente dalle altre. Ogni placca si muove ad una propria velocità. A volte le placche vanno l'una verso l'altra, a volte in direzioni opposte, altre volte ancora si muovono l'una di fianco all'altra. Nel 1915, uno studioso tedesco, Alfred Wegener, pubblicò un libro nel quale affermava che il continente sudamericano e quello africano un tempo erano uniti e formavano un unico continente, al quale diede il nome di Pangea. La Pangea, secondo la teoria di Wegener, era circondata da un unico oceano, detto Pantalassa.
Sempre secondo questo studioso, la Pangea in seguito si divide in varie parti, corrispondenti agli attuali continenti, che si allontanarono tra di loro fino ad assumere le attuali posizioni. Questa teoria prese il nome di teoria della deriva dei continenti. Noi oggi sappiamo che non sono i continenti a spostarsi, ma le placche litosferiche. Ciò nonostante, l'idea di Wegener, secondo la quale tutte le terre emerse circa 250 milioni di anni fa formavano un solo continente e che si sono successivamente suddivise, era corretta. L'Europa presenta paesaggi molto diversi tra loro. Ma che cos'è un paesaggio? Per paesaggio si intende tutto ciò che noi possiamo vedere intorno a noi, a seconda del luogo in cui ci troviamo in quel momento. Sono gli elementi naturali e anche quelli creati dall'uomo. Gli elementi creati dall'uomo prendono il nome di antropici. Ci sono anche elementi non visibili, come la posizione geografica, come il clima, come ciò che è possibile trovare nel sottosuolo. Quindi in conclusione ci sono tanti paesaggi, tanti tipi e vengono classificati in base a quello che è l'elemento più importante. Ad esempio, se prevale la collina diremo che è un paesaggio collinare, montagna diremo che è un paesaggio montuoso, se siamo vicino alle coste, costiero e così via. A volte quando noi parliamo tendiamo a mescolare paesaggio e ambiente. In realtà questi due termini per la geografia non sono uguali. Infatti, con la parola ambiente si intendono quegli elementi naturali, come gli animali, le piante, il terreno, il clima, insieme alle risorse. Abbiamo poi un altro termine da imparare, ecosistema. Cos'è un ecosistema? È un ambiente biologico formato da tutti quegli organismi viventi che vivono in quella determinata area e che interagiscono tra di loro e con altri ecosistemi. Nel mondo ci sono milioni di ecosistemi che hanno dimensioni e durate molto diverse. Si va da quelli, per esempio, all'interno di una pozza d'acqua a quelli molto più grandi, che so, alla foresta amazzonica, nella quale si trovano a vivere contemporaneamente centinaia, migliaia di specie animali e di piante.